Eccoci, riprendiamo, se vi accomodate, riprendiamo i lavori. Dunque, riprendiamo sempre dall'articolo 13. Tra i vari indicatori dell'articolo 13, nell'ultima parte, il primo comma termina assumendo che costituiscono indicatori della crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24, ragionevolmente alle lettere A e B. Il documento del Consiglio nazionale, che i documenti che ci sono stati trasmessi in questi giorni, poi individuano la rilevanza dei ritardi anche con ulteriori criteri. Di questo ci parla il dottor Alberto Guiotto, dottore commercialista in Parma. Grazie davvero innanzitutto agli organizzatori del convegno, a Presidente Laura De Simone, ma anche tutti i colleghi che hanno contribuito a organizzare un evento come questo, anche per chi, come me, insomma, ha avuto l'occasione di parlare in diversi luoghi, e vi assicuro che questo forse è il più suggestivo in cui mi sia mai capitato di parlare, e quindi complimenti agli organizzatori e grazie a voi per essere qui. Limiterò il mio intervento a una ventina di minuti, anche per far fronte, diciamo, al prolungarsi della prima parte, tutta caratterizzata da relazioni estremamente interessanti. Un piccolo preambolo però mi sembra necessario. Allora, uno degli obiettivi, forse l'obiettivo principale del legislatore della riforma, è stato quello di introdurre strumenti che agevolassero l'emersione tempestiva della crisi. Questo nel presupposto che una crisi intercettata nelle sue fasi iniziali consenta maggiori probabilità di successo nei risanamenti aziendali. Di converso, un intervento tardivo spesso è caratterizzato da difficoltà nel risanamento o impossibilità talvolta di risanamento o risanamento che comporti sacrifici assai maggiori per tutti gli interessati. Purtroppo la prassi, finora la prassi professionale dei risanamenti aziendali, ha visto interventi da parte degli amministratori e dei loro consulenti tendenzialmente tardivi rispetto alle possibilità. Il legislatore ha introdotto quindi due pilastri del sistema di early warning. Uno riguarda l'obbligo di adeguati assetti organizzativi e l'altro appunto l'introduzione dei sistemi di allerta. Sotto il profilo societario, entrambi questi istituti vedono la partecipazione a diverso titolo degli organi, dell'organo gestorio e dell'organo di controllo. Se ci pensiamo, per quanto riguarda i sistemi organizzativi, è certamente compito e onere degli amministratori introdurre assetti organizzativi adeguati non più soltanto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ma anche finalizzati a intercettare tempestivamente gli indizi della crisi e ad assumere prontamente la reazione necessaria, le azioni correttive necessarie. D'altronde sappiamo che spetta all'organo di controllo verificare costantemente che l'organo amministrativo valuti a sua volta l'assetto organizzativo, se l'assetto organizzativo è adeguato, se sussista l'equilibrio economico e finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione. D'altro canto, i sistemi di allerta, sappiamo, sono obblighi di segnalazione che gravano su determinati soggetti, tipicamente l'organo di controllo, ma va da sé che sia prima di tutto compito degli amministratori intercettare gli indizi della crisi prima ancora che venga a lui segnalato da parte dell'organo di controllo. Verrebbe quasi da dire che tutte le volte che si innescano meccanismi di allerta, viene data azione ai sistemi di allerta, forse la considerazione è che gli assetti organizzativi non fossero del tutto adeguati, oppure no, che la stessa cosa, non hanno funzionato, oppure, e questo forse è un caso un po' più allarmante, che gli amministratori abbiano volutamente ignorato i segnali della crisi. Al fine di rendere quanto più oggettivo possibile ed evitare interpretazioni del tutto soggettive, personalistiche, dicevo, di dare un significato oggettivo
alla presenza della crisi, il legislatore, l'articolo 13, ha introdotto due categorie, macro categorie di indicatori della crisi, di cui in parte abbiamo già parlato questa mattina. I primi sono gli squilibri di carattere economico, patrimoniale e finanziario. I secondi, di cui parlerò io nella seconda parte del mio intervento, sono reiterati e significativi ritardi nei pagamenti. Sono entrambe categorie in parte autonome tra loro di indicatori della crisi. Sappiamo che per quanto riguarda gli squilibri di carattere economico, finanziario e patrimoniale, questi dovrebbero essere rilevati attraverso speciali indici che diano conto della sostenibilità dei debiti per i prossimi 6 mesi e delle prospettive di continuità aziendale per i prossimi 6 mesi. Di questo ci ha parlato molto bene, in modo molto diffuso, il professor Camodeca questa mattina. Mi piace però sottolineare ancora una volta che il legislatore sotto questo profilo ha preso una scelta di campo importante, nel senso che se il concetto di crisi, così come definito dall'articolo 2, è un concetto prospettico, perché la crisi oggi viene definita come una situazione di difficoltà che probabilmente porterà, se non a fronte di una reazione degli amministratori, potrebbe portare a una futura insolvenza, così anche i meccanismi di gestione e di intercettamento della crisi sono meccanismi di carattere prospettico, di qui questo orizzonte temporale di 6 mesi e soprattutto una prospettiva futura, un forward looking che era assente nella legislazione precedente. Quando, dicevo, per rendere più oggettiva possibile la verifica della sussistenza della crisi, degli squilibri rilevanti, il legislatore prevede che questi squilibri debbano essere intercettati da indici significativi, e gli indici significativi sono quelli che siano in grado di misurare la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa gestiti dalla prodotti dalla gestione e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi, che è un po' anche l'oggetto parziale della mia relazione di oggi. Questi indici, lo sappiamo, vengono elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che lo sta facendo, i lavori sono pressoché terminati, sono circolate, non so quanto ufficialmente, alcune bozze sono state già mandate al MISE, e comunque questi indici sono ora sostanzialmente pronti. Il Consiglio Nazionale ha utilizzato un criterio gerarchico in questi indici, e il primo degli indici, il più importante, il primo che va verificato, è l'indice che è certamente dimostrativo dell'inadeguatezza dei mezzi propri, perché il primo indice che sarà necessario verificare è se il patrimonio netto sia superiore a zero, o nelle società di capitale se sia superiore o meno al limite legale. Un patrimonio netto inferiore al limite legale o inferiore a zero è per definizione indice di crisi, non fosse altro che costringerebbe, se non rimediato attraverso un aumento di capitale o una trasformazione societaria, nel caso di società di capitali, a sciogliere la società e quindi all'interruzione della continuità aziendale. La presenza di un capitale, di un patrimonio netto positivo o superiore ai limiti di legge, però, è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché in presenza di un patrimonio netto positivo o superiore ai limiti legali è comunque necessario verificare il secondo indice, che è appunto il Debt Service Coverage Ratio, il DSCR, di cui ci ha lungamente e molto bene parlato questa mattina il professor Camodeca. Anche in questo caso occorre verificare se il DSCR, che lo sappiamo è un coverage ratio, quindi va a dimostrare se i flussi di cassa liberi siano sufficienti a far fronte alle obbligazioni nascenti nel medesimo periodo di riferimento, che è un periodo di 6 mesi, se è superiore a 1, a questo punto viene esclusa la presenza di crisi e forse l'indagine si può fermare qua. Se è inferiore a 1 invece viene affermata la presenza della crisi, anche in questo caso forse l'indagine si deve fermare qua, perché sarà forse necessario da parte dell'organo di controllo procedere a una segnalazione, in quanto si è in presenza di un fondato indizio della crisi.
In realtà probabilmente la soluzione che verrà adottata più frequentemente nel panorama delle imprese italiane non sarà né l'una né l'altra, perché come giustamente ci hanno segnalato questa mattina, alcune imprese, forse la maggior parte delle imprese, non sono ancora pronte a gestire in continuità la produzione di piani di tesoreria che consentano di verificare il superamento almeno trimestrale o semestrale, a seconda dell'orizzonte temporale che si vorrà adottare come frequenza di rilevazione, dicevo, verificare il superamento di questo indice. In assenza di SCR o in presenza di SCR che l'organo di controllo consideri non affidabile, sarà necessario affidarsi a un terzo ordine di indice, che in questo caso è un panel, una pluralità di 5 indici che andranno verificati congiuntamente, quindi dovranno essere necessariamente verificati congiuntamente. Uno di questi indici è l'indice che riguarda me in quanto in questa relazione, è l'indice di adeguatezza patrimoniale. È un indice che misura appunto il rapporto tra mezzi propri e capitali di terzi. È un indice che al numeratore avrà il patrimonio netto al netto delle dividendi già deliberati e dai crediti verso soci per versamenti ancora non effettuati, e al denominatore avrà il totale dei debiti, indipendentemente dalla loro natura, oltre ai risconti e rate passivi. Allora, ad oggi non è ancora dato a conoscere quale sarà, tra l'altro per le varie categorie imprenditoriali di imprese, quale sarà l'indice, quale sarà il valore dell'indice che sarà ritenuto sintomo di crisi o non di crisi. Quello che è certo è che mi sembra particolarmente opportuna la previsione che questo indice debba essere verificato congiuntamente agli altri 4 indici. Dico, è opportuno perché l'indice di adeguatezza patrimoniale dato dal rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi non fornisce molte informazioni rilevanti. Ad esempio, non fornisce, se preso a sé stante, informazioni di trend, nel senso che non è possibile, guardando soltanto quest'indice, capire se il livello di indebitamento rispetto al patrimonio netto sta scendendo o se sta salendo. Ed è questa evidentemente un'informazione di carattere molto importante per capire dove sta andando l'azienda, se sta migliorando o sta peggiorando, così come non dà indicazioni di quali siano i flussi di cassa disponibili per il debito. Un determinato ammontare di debito, dato un certo ammontare di patrimonio netto, un certo ammontare di debito può essere significativo in presenza di flussi di cassa piccoli, può essere molto meno significativo in presenza di flussi di cassa importanti. Così come non dà questo indice evidenza della scadenza del debito, perché ancora una volta un certo ammontare di debito può essere preoccupante se ha una scadenza a breve, può essere molto meno preoccupante se la maggior parte di questo debito ha scadenza a medio e lungo termine, addirittura con pagamenti bullet, magari da qui a qualche anno. Questo per quanto riguarda il panel degli indici. C'è un ulteriore indicatore della crisi che è rappresentato dalla presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti. Questo è un vero e proprio indicatore della crisi autonomo rispetto all'indicatore rappresentato dagli squilibri economici, patrimoniali e finanziari. Nonostante la collocazione un po' sacrificata, a dire la verità, perché è descritto in poche parole nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 13, ma ha una dignità e una disciplina autonoma. E a questo indicatore non si applicano gli indici, perché gli indici sono riferiti, di cui abbiamo parlato questa mattina, di cui vi ho parlato molto brevemente poco fa, sono riferibili agli squilibri di cui è la prima parte del primo comma. Cosa diversa sono invece la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti. Qui non voglio affrontare un tema che alcuni autori, tra cui il professor Ambrosini, hanno affrontato recentemente, che il tema del fatto che reiterati e significativi ritardi nei pagamenti possono configurare una vera e propria insolvenza più che una minaccia di crisi o una crisi. Questo però è un argomento che non intendo trattare. Quello che intendo trattare invece è in che occasione sia possibile affermare la presenza di questo indicatore. Innanzitutto, i ritardi
sono reiterati, cioè sul concetto di reiterati io penso che si debba ricorrere al vocabolario della lingua italiana, nel senso che a mio avviso i ritardi nei pagamenti sono reiterati quando si è in presenza di una pluralità ripetuta di ritardi. Quindi un unico ritardo, per quanto rilevante, non dovrebbe essere significativo ai fini di questo indicatore della crisi. All'aumentare del numero dei ritardi, la ripetizione del numero dei ritardi, evidentemente il concetto di reiterazione acquisisce valore. Per quanto riguarda invece il concetto di significatività, che voglio dire, è sinonimo di rilevanza, la norma rimanda anche alla disciplina di quell'articolo 24 del codice della crisi. L'articolo 24, lo sappiamo, traccia i ritardi ammissibili per gli imprenditori che possono accedere alle cosiddette misure premiali di cui l'articolo 25. Premesso che il contesto temporale di riferimento non è del tutto chiaro, perché l'articolo 24 ha due intervalli temporali. Uno oltre il quale si è in presenza di un ritardo significativo, e il secondo entro il quale gli amministratori devono agire per poter accedere alle misure premiali. Comunque a me pare evidente che sia soltanto sul primo intervallo che ci si riferisca. Secondo l'articolo 24 sono ritardi significativi quando si è in presenza di ritardi significativi quando si è in presenza di debiti verso dipendenti per scaduti da oltre 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà dell'ammontare mensile delle retribuzioni, oppure quando si è in presenza di debiti verso fornitori scaduti da oltre 120 giorni per un ammontare superiore ai debiti non scaduti. Resta da capire se ci siano altri ritardi nei pagamenti che siano rilevanti ai fini di questo indicatore. A me non pare dubbio che la risposta sia positiva, sia perché c'è la congiunzione anche che evoca il fatto che il riferimento all'articolo 24 sia soltanto uno di quelli possibili, ma anche perché la ratio della norma, a mio avviso, è quello di lasciare alla sensibilità dell'organo di controllo l'individuazione di quali ritardi siano significativi di per sé e che siano potenzialmente pericolosi per l'azienda, per la società, per l'impresa, in quanto possano condurre a un decadimento della crisi nell'insolvenza. Questo è un tema, a mio avviso, decisamente rilevante, perché chiunque di noi si occupi abitualmente di consulenza alle imprese sa che nella massima parte dei casi di imprese che volgono alla crisi si è in presenza di ritardi nei pagamenti talvolta anche molto significativi, ritardi nei pagamenti nei confronti di fornitori, ritardi nei pagamenti nei confronti dell'erario, ritardi nei pagamenti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi. Viene quindi da chiedersi, ad esempio, se i ritardi nei pagamenti dell'erario e dell'erario per tributi e degli enti previdenziali per contributi possano essere significativi anche se inferiori ai limiti posti dall'articolo 15 per la segnalazione dei creditori pubblici qualificati, che penso che tutti possiamo concordare che si tratti di limiti particolarmente elevati. A mio avviso sì, perché quella è una norma che si applica alle segnalazioni da parte di terzi. A mio avviso ritardi consueti e molto importanti nel pagamento di imposte anche di IVA e anche diverse da IVA ritardi molto importanti nel pagamento dei contributi possono configurarsi senz'altro come ritardi significativi e reiterati e quindi rappresentare un indicatore della crisi al quale l'organo di controllo deve reagire. Mi rendo conto che questa sia un'interpretazione opinabile, che può trovare interpretazioni contrarie da parte della dottrina, e mi rendo anche conto però che l'assenza di un benchmark porterà, a mio avviso, inevitabilmente a confronti dialettici e forse anche più che dialettici tra organo di controllo e organo amministrativo, dovuto anche al disallineamento degli interessi ormai fra
amministratori e organo di controllo, introdotto tra l'altro dai meccanismi premiali per il collegio sindacale che effettui tempestivamente le segnalazioni, che è introdotto da questa disciplina e che a mio avviso soltanto la prassi professionale e il tempo aiuteranno a comporre. Io mi fermerei qui per dare spazio ulteriormente agli altri relatori.